Non ci riesco. Stasera si vede, no? Un po' offuscato. Sì. Allora, scusa Simona, io lo sto comunicando, signora, mi scusi un secondo. Mettiamo la nostra ricotta in una bacinella e la lavoriamo. Sì, prego signora, ci stava dicendo che è un po' affuscato. Le volevo dire che la sua rubrica è molto interessante e che la seguo con passione, signora. Anche perché da voi sto apprendendo tantissime cose che non conoscevo prima. Allora signore, noi siamo contenti di questo e contenti che tante amiche ci stiano chiamando e che stiano apprezzando tutto. Grazie cara Gaia e continui a seguirci. Grazie mille. Arrivederla signora. Buonasera. 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 Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, aggiungo i gamberetti, visto che il riso è al dente ed è quasi pronto. E continuo ad amalgamare finendo la cottura. Appena il riso sarà pronto, andremo lo facciamo riposare per qualche minuto, perché così tutti i sapori si compattano. Pronto? Pronto? Non c'è più. Vabbè. È caduta. E non parlavo. Pronto, buonasera. Buonasera, sono la signora Rosa Dorende. Buonasera Rosa. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. E le comuniche che si vede sia sulla prima rete e sia la seconda rete sul digitale terrestre. Brava signora, perfetto, ci fa tanto piacere, oggi, grazie. Da oggi ho visto, sì. Benissimo, siamo molto contenti di questo, grazie signora. La ringrazio, tanti auguri se non ci sentiamo perché per prendere la linea è difficile. A voi e a tutto lo staff e alle signorine che grazie, stanno facendo grazie. E noi ricambiamo con affetto, grazie signora. Grazie, buonasera. Arrivederci, buonasera. Arrivederci. Allora, Vanessa ha messo la ricotta nella bacinella, andiamo a mettere del formaggio. Del prezzemolo, un pizzico di sale, del pepe e andremo a mettere le melanzane. Pronto? Facendo attenzione a non mettere troppa acqua. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Complimenti per la trasmissione, da presa ti vede benissimo. Sono Fabrizio. Da dove? Da dove? Da Cosenza. Da Cosenza, benissimo, benissimo. Volevo farvi una domanda, per favore. Sì. All'inizio il risotto, come l'ho preparato? La prima parte, il risotto con la cipolla. Allora, l'abbiamo semplicemente tostato in una pentola con rosolando della cipolla. Abbiamo aggiunto il riso e l'abbiamo lasciato tostare. E poi abbiamo continuato la cottura con del brodo. Aggiungendo prima il riso con la cipolla. Sì, aggiungendo poi gli asparagi e infine i gamberetti. Salando e tutte le spezie, sale, pepe e andremo a mettere adesso il prezzemolo e del burro. Va bene. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Buonasera. Grazie altrettanto, grazie a lei, arrivederci. Allora lasciamo consumare questo poco di brodo che intanto rimane. Intanto adesso andiamo alle nostre ricotte, andiamo ad aggiungere le melanzane. Allora, metto del prezzemolo. Il burro e lascio, come ho detto, appunto, riposare. Pronto? Sì, buonasera. Lo lascio riposare e andremo ad impiattarlo tra qualche minuto. Pronto, buonasera. Non c'è più, va bene. Pronto? Allora. Pronto, buonasera signori. Buonasera, buonasera. A lei. Sono Filomena. Buonasera Filomena. Sto guardando. Sì. E mi sento proprio bene vedere tutte queste belle cose, vedere tutte queste belle persone. Sì. Solamente la vostra presenza mi porta allegria e pace in famiglia. Brava, questo ci fa piacere. Signora, lei da Cosenza? Vi auguro tanto, tanto bene a tutti, a voi e a tutto lo staff dello Spazio. Grazie. Perfetto. Chi appartiene dello Spazio ci faccio migliori auguri, buona Pasqua, che sia una cosa continua per mille anni. Agli altri no, va bene signora. Quelli che non sono con dello Spazio ce la vedono loro. Oh, male, è giusto. No, male non voglia nessuno, però. No, però sono fatti loro, va bene. Okay. Grazie Filomena, grazie mille. Voglio bene a voi che mi fate tante compagnie e mi insegnate tante cose da fare. Grazie. È un altro scopo da vivere.
Grazie, Filomena. E a tutti questi, ma pure i telespettatori che chiamano e parlate, per me è già una grande cosa. Brava, grazie Filomena, noi continuiamo e ti salutiamo tantissimo. Ciao e grazie. Io vi faccio i migliori auguri a tutti. Ciao, grazie mille. Un abbraccio. Se non c'è per Pasqua posso prendere la linea e ci sentiamo un'altra volta. Benissimo. Certamente. Ma se non posso prendere la linea, ecco, e faccio i migliori auguri a tutti. Ce li siamo fatti, grazie Filomena e un bacio. Grazie, grazie, grazie mille. Allora, grazie a voi sempre, allora, grazie. Vanessa, grazie. Chiara. Vado a mettere nella padella l'olio con della cipolla e preparo una semplice salsa pomodoro. Ho messo una pentola con dell'acqua dove andremo a sbollentare le sfoglie per il cannellone. Tra qualche minuto andrò ad impiattare il riso. A me non piace fare quel risotto asciutto, diciamo a poltiglia, mi piace sempre lasciare un po' di sugo, di sughetto che può essere piacevole, diciamo, non ci dà quel senso di poltiglia. Anche per me è piacevole mangiarlo così, grazie. Come mai? Prego. Allora, mettiamo un filo d'olio nell'acqua perché andremo a sbollentare le sfoglie, altrimenti ci si attaccano, e le tagliamo già adesso, prima di andare ad infornarle. Prima di andare a sbollentarle. Quindi prima di andare a sbollentarle le tagliamo. Aspetta che ci rompo. Pronto? Le tagliamo a tre. Regia, una telefonata molto disturbata, magari la chiudiamo, grazie. Chiamava, vai. Sono telefonate un po' disturbate. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. C'era Valentina Zirita di Pizza Calabro. Sì, Valentina, ciao. Ciao, sapere questa ricetta che state facendo? Questa ricetta del risotto, te la spiega velocemente la nostra Chiara. Allora, fate risotto, sì. Sì. Allora, abbiamo messo il riso nella padella dopo aver tostato la cipolla. Sì, devi abbassare un pochino il volume del televisore, cara, se no ti sentiamo male. Intanto la nostra Vanessa te lo spiega. Ok. Chiara, scusami. Allora, abbiamo messo il riso a tostare con della cipolla. Abbiamo aggiunto di seguito abbiamo messo della cipolla a rosolare, abbiamo aggiunto di seguito il riso e l'abbiamo lasciato tostare per qualche minuto. In seguito abbiamo aggiunto gli asparagi e alla fine della cottura i gamberetti. Abbiamo salato, pepato e adesso abbiamo mantecato con del burro e adesso stiamo andando a servire. Ok. Va bene? Grazie, buona Pasqua a tutti. Grazie, ciao. Grazie Chiara, ricambiamo. Grazie mille, ciao, un bacio a te. Ciao, arrivederci. Allora. Ecco qua. Era una finta. Era una finta perché siamo quasi in pubblicità. Abbiamo adagiato sul nostro piatto il nostro risotto per i nostri telespettatori e andiamo in pubblicità tra pochissimo.